Cominciamo da una citazione, da alcune parole di Liliana Segre dette pochi giorni fa. Liliana Segre che ovviamente poi proprio in concomitanza anche dei giorni, nel giorno della memoria è intervenuta spesso sul tema. Tra i suoi tanti interventi alcune parole sono state però hanno colpito particolarmente. Quando ha detto cioè che con l'andare avanti degli anni, col fatto che i testimoni scompaiono, sarà sempre più difficile credere a quello che è successo. Lei ovviamente si riferisce agli eventi della Shoah, però porta in evidenza un tema, ovvero la scomparsa delle persone che sono state testimoni dirette di una serie di eventi, allargando il palcoscenico di quanto stiamo parlando all'intera Seconda Guerra Mondiale, invece circoscrivendo l'area geografica sul nostro territorio, parliamo di un progetto che ha proprio l'obiettivo di salvaguardare e salvare la memoria. Si chiama infatti proprio Memorie della linea gotica orientale e propone, non è il primo anno che ne parliamo, perché non è poi il primo anno, non nasce quest'anno il progetto, ma anzi quest'anno propone delle novità di cui adesso parleremo, ma in particolare quest'anno propone altre 40 video interviste per raccontare la vita degli ultimi testimoni della Seconda Guerra Mondiale nei luoghi del passaggio della linea gotica nel nostro territorio, quindi la linea gotica orientale. Siamo quindi in Valconca e parliamo di eventi che risalgono a 75 anni fa, quindi eventi cui i testimoni cominciano, insomma, ad essere nella fase finale della loro vita. Allora, noi abbiamo in collegamento telefonico Maurizio Casadei, vice sindaco di Montescudo Montecolombo, perché il comune di Montescudo e Montecolombo, insieme a Gemmano, Montegridolfo, San Clemente e Mondaino, sono, diciamo, gli artefici di questo progetto nato proprio per promuovere la memoria. Maurizio, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, io l'ho presentato velocemente, però ti vorrei chiedere se ci introduci un po' questo progetto, ci racconti come nasce, cosa propone e quali sono gli strumenti con cui appunto cerca di porre un argine a questa memoria che altrimenti rischia di scomparire. Il progetto è già al terzo anno, è nato 3 anni fa, approfittando della legge sulla memoria e sul Novecento, sulla storia del Novecento della regione. Abbiamo presentato questo progetto di recupero della memoria di chi ha vissuto la guerra e insieme anche di produrre documentazione o materiale storico, perché la memoria da sola non basta, come dice Liliana Segre, ci vuole anche lo studio della storia per poter comprendere un fenomeno così complesso come quello nello specifico nostro, della vita vissuta dai civili nei mesi di passaggio del fronte. Ecco, quali sono gli strumenti con cui questa memoria viene raccontata? Ci sono appunto delle video interviste che, tra l'altro, come sono state anche realizzate, come sono state coinvolte anche le persone che hanno questa memoria? Sì, abbiamo fatto intanto sui testimoni che ancora sono tra noi, purtroppo l'anagrafe ce li riduce sempre di più. Intanto abbiamo i video intervistato questi testimoni, abbiamo montato poi le interviste, in alcuni casi ad esempio alcuni anziani parlano solo in dialetto e quindi abbiamo dovuto mettere i sottotitoli in italiano, però alle video interviste sono aggiunte delle immagini per poter rendere anche questi video più interessanti, ad esempio per i ragazzi che sono abituati anche molto a questo modo di approcciare. E quindi sono immagini che vengono sia dai filmati degli inglesi presenti in questo territorio durante appunto le settimane di guerra,
e nuove immagini invece con i droni o immagini riprese di rifugi o quant'altro, per poter appunto collocare anche in uno spazio la testimonianza che viene raccolta. Ecco, tu hai parlato giustamente dei ragazzi e dei loro modi anche di fruire della memoria. Quindi qual è anche il valore didattico di questo progetto? Ecco, appunto, il valore didattico, che tra l'altro poi eventualmente l'ho preciso meglio, quest'anno sarà ancora più delle nostre attenzioni. La didattica. Il valore didattico è proprio quello di far vedere e sentire dal vivo la testimonianza di chi allora era ragazzo, come i ragazzi che oggi vedono questi video, e insieme, ripeto, collocarli in uno spazio, quindi far calare questa intervista, questa testimonianza su un territorio. Insieme a questo però, ed è l'altro aspetto che dicevo, insieme a questo dall'anno scorso settembre abbiamo avviato una serie di convegni, seminari rivolti soprattutto agli insegnanti di storia, proprio per lavorare sulla didattica della memoria. L'anno scorso settembre abbiamo fatto un primo convegno, quest'anno in collaborazione con l'Associazione Vittime Civili di Guerra ne faremo un altro i primi di settembre, sempre appunto lavorando sulla memoria e sull'insegnamento della storia utilizzando le testimonianze, la memoria. Ecco, in un paese, in particolare nel comune, nel vostro, quello di Montescudo, Montecolombo, rispetto magari a come può essere una città come Rimini, i rapporti tra le generazioni forse sono un pochino ancora più stretti. Qual è stata la ricezione di questo progetto, che tra l'altro ricordiamo l'archivio online, il sito è www.memorieliniagotica.it, sia di chi diciamo fa parte di quella generazione che oggi ha appunto la memoria e la sta rendendo disponibile, e sia dei giovani, cioè come è stato recepito il progetto nella comunità? Molto bene, devo dire. Addirittura il primo anno cercavamo dei testimoni, qualcuno era magari un po' reticente, ma pensava dopo tanto tempo, ma io non so bene cosa dire. Poi invece abbiamo visto che man mano altre persone si sono proposte per farsi intervistare, il che vuol dire che appunto nelle piccole comunità come sono i nostri comuni non solo passa l'informazione, circola l'informazione, ma proprio c'è anche è cresciuta questa voglia di raccontarsi e di raccontare questa vicenda così forte che è stata vissuta 75 anni fa. Nelle scuole invece, o comunque nelle scuole, c'è un grosso interesse da parte dei ragazzi, perché vedere dal vivo, sentire dal vivo una testimonianza è sicuramente più Pronto? Pronto, sì, ti sentiamo. Sì, è sicuramente più interessante rispetto a una lettura o comunque all'affrontare un testo scritto. Ecco, e quindi i ragazzi l'hanno recepito bene, i ragazzi e i bambini, perché poi l'abbiamo portato anche nelle elementari, gli abbiamo portato queste testimonianze e sono molto molto apprezzate. Ti voglio fare un'ultima domanda. Come hai accennato all'inizio, questo è il terzo anno che il progetto va avanti e propone sempre nuovo materiale. Qual è, se è possibile farlo, lo spaccato che emerge da queste interviste, cioè l'immagine di quegli anni raccontata da chi l'ha vissuta? Guarda, è ancora presto per certi versi per fare un bilancio, perché poi una quarantina di testimonianze con tutto il resto di materiale che abbiamo raccolto è tanto, ma distribuito su un territorio, per cui
cerchiamo di continuare a raccogliere testimonianze e produrre materiali proprio per riuscire a dare una sensazione anche di quello che è stato questo dramma, ripeto. Io da molto tempo lavoro su questo, ho raccolto diverse testimonianze e comincio a capire cos'era, qual era il sentimento dei civili coinvolti in una cosa drammatica come questa. Tenete conto che da più di due secoli non c'era una grossa guerra, non c'era una situazione drammatica come è stata in questo caso, cioè non c'era proprio memoria nei civili di una guerra su questo territorio. Quando questa è arrivata è chiaramente stata drammatica, e questo dramma lo si capisce dalle testimonianze. Chiaramente viene deve essere costruito e deve essere portato avanti e approfondito sempre di più per poter riuscire ad avere, come diceva lei, uno spaccato appunto di quello che è stato questo dramma. Noi abbiamo a Montescudo la Chiesa della Pace, che è un monumento in sé, una chiesa distrutta, una chiesa parrocchiale distrutta dalla guerra, e lì abbiamo anche un piccolo museo e vogliamo sempre di più caratterizzarlo appunto sulla guerra vissuta dai civili, quindi raccolta di testimonianze, una specie di centro di documentazione, come appunto stiamo già facendo con questo sito, e quanto altro possa appunto riuscire a dare sempre di più il valore di quello che è stato la guerra vissuta dai civili. Maurizio, grazie per la tua, insomma, per il tuo intervento, per averci raccontato nel dettaglio questo progetto che, ricordo, Memorie della Linea Gotica Orientale, si trova sia su internet sul sito www.memorielineagotica.it che sul canale YouTube che trovate sempre sul sito. E i video, tra l'altro, che sono a cura di pubblicati a cura di Cristina Gambini e Diego Zicchetti, certo, vengono pubblicati ogni martedì e giovedì con nuove testimonianze. Maurizio, grazie ancora per essere stato con noi. Certo. Posso aggiungere solamente una cosa. Certo. Per chi è interessato, c'è quest'anno una chicca veramente importantissima. Una intervista a Cesare Finzi, un ebreo che con la sua famiglia si è salvato tra cattolico e mondaino, e racconta la sua esperienza. È veramente toccante e consiglio tutti di vederlo, ed è nel sito memorielineagotica.it. Grazie, allora noi rilanciamo il consiglio di Maurizio di visitare il sito, e tra l'altro proprio con questa puntata noi cominciamo anche qui in radio una rubrica dedicata alle memorie della Linea Gotica Orientale, ovvero manderemo ogni puntata una riduzione di pochi minuti di una delle interviste che poi potrete trovare anche sul sito in forma video. Cominciamo oggi con le parole di Giuseppina Francolini di Montescudo.